13 ottobre 1820. A Milano viene arrestato lo scrittore e drammaturgo Silvio Pellico. L'accusa è di affiliazione alla carboneria. Condannato a morte dagli austriaci, la pena gli viene in seguito commutata a 15 anni di carcere, poi ridotti a 10. La prigionia nel carcere fortezza dello Spielberg gli ispira la più celebre delle sue opere, Le mie prigioni. Carcere duro significa essere obbligato al lavoro, portare la catena a piedi, dormire su nudi tavolacci e mangiare il più povero cibo immaginabile. Il durissimo significa essere incatenati più orribilmente, con una cerchia di ferro intorno ai fianchi e la catena infitta nel muro, in guisa che appena si possa camminare rasente il tavolaccio che serve di letto. Il cibo è lo stesso, quantunque la legge dica pane ed acqua. Noi prigionieri di Stato eravamo condannati al carcere duro. In questo carcere Silvio Pellico, come sapete, ha trascorso 8 lunghi anni. 8 anni di crudeltà inutili, di piccole sevizie, di mortificazioni, oltre che di patimenti fisici veri e propri. Ora, in questo carcere Pellico trascorre appunto questi 8 anni e il modo come li trascorre sarebbe difficile a raccontarsi, ma viene dichiarato al Pellico in una pagina, in un capitolo, dove viene data una giornata tipo della sua carcerazione. Viene descritto il modo come passa questa giornata spaventosa. Queste 3.000 giornate che si somigliano tutte, che si aprono la mattina con la preghiera, che cercano poi di guadagnare tempo sulla mortificazione, sulla degradazione dello spirito, attraverso la meditazione, la lettura e, quando può, le conversazioni che avrà di volta in volta con Oroboni e poi con Maroncelli, suoi compagni di cella, o addirittura con Schiller, il carceriere, che è il personaggio più patetico, più importante, direi, di questo libro, un vero personaggio.